Ha pagato con la vita la lotta contro la mafia nell'anno in cui ricorrono i 40 anni appunto dall'attentato che costò la vita al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, alla moglie e ad un agente della scorta. San Giovanni Valdarno gli dedica un busto. L'iniziativa è stata dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, sezione di San Giovanni Valdarno, che quest'anno festeggiano i loro 100 anni dalla fondazione. Oggi celebriamo un eroe nazionale. Cosa vorrebbe che le persone si ricordassero passando davanti a quel monumento? Quello che ha dato la vita per noi cittadini italiani, per tutti. Esempio di vita. È un grande, per me è sempre stato un grande. Nel mio ufficio da comandante di stazione ho sempre avuto la sua foto accanto al Presidente della Repubblica e al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Siamo nel Valdarno, una terra, lei lo saprà meglio di noi, insomma, che purtroppo ha nella sua storia infiltrazioni mafiose, la lotta immagino che sia, insomma, sempre importante e serrata. Sì, assolutamente. Il controllo e il monitoraggio è sempre attento e sicuramente è una criticità che va attenzionata assolutamente e contrastata qualora ci dovesse essere qualche problema. La giornata è iniziata con una messa nella Basilica di Santa Maria delle Grazie di fronte alla chiesa, quattro affascinanti auto d'epoca. Presenti le maggiori autorità, tra cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Il busto è stato collocato nella piazza dedicata a Dalla Chiesa. E Dalla Chiesa è l'esempio dello Stato che sa reagire e sa imporsi sia nel periodo in cui le Brigate Rosse erano la principale delle occupazioni nella azione di contrasto di Carlo Alberto Dalla Chiesa, sia Cosa Nostra, quando prefetto di Palermo, vice comandante dell'arma, si trovò a vivere drammaticamente la fine della sua vita, che in qualche modo lui sapeva di rischiare nel momento in cui assumeva quell'incarico a Palermo nel 1981. È un po' il simbolo dell'uomo che dà tutto se stesso, il bene più prezioso, la propria vita, nel assolvere i propri impegni istituzionali, generale dell'Arma dei Carabinieri, contro chi vuol minare alle fondamenta il nostro Stato. Che si tratti delle Brigate Rosse, che si sia trattato come è accaduto nell'attentato di Cosa Nostra. Sono particolarmente felice e grata all'Associazione Nazionale dei Carabinieri in Pensione che ha voluto collocare questo busto in un punto strategico di San Giovanni Valdarno, perché è vicino all'autostazione degli autobus, alla stazione ferroviaria, arrivano ogni mattina tanti studenti, tanti giovani ragazzi e ragazze, e spero che per loro sia un monito, un esempio importantissimo di vita, di coraggio, di rispetto della legalità e delle istituzioni.